Salve a tutti, buongiorno, ben ritrovati su UESA Twitch. Niente sigla, l'ho skippata oggi. Mio Dio, incredibile. È incredibile la ricchezza delle vibrazioni che ho nel controller in questo momento. Veramente assurdo. Cioè, sembra che ci sia qualcosa di vivo dentro. Solo per questa sigletta. Ma pensa. Benvenuti ragazzi, buona mattina. Siamo qui con Astro's Playroom semplicemente per farci un sacco di gags, beccare un sacco di cheat e niente, insomma, vediamo che cosa c'è di bello. Demo controller, ma pensa. Bacheca artefatti. Della bacheca artefatti, scusate. E mi sono scordato la cornice, Dario, prossima volta. Bacheca, ah beh, sono queste qua. I ben noti artefatti che abbiamo raccolto. Li possiamo rivedere 3D come li abbiamo già visti giocando. Continuiamo. Yes, ok. Allora, abbiamo cazzeggiato moltissimo l'ultima volta, visto un sacco di cose carine, ma ora è il momento di fare un nuovo livello. Giardini memoria, andiamo. Wow. Ah, però. Wow. Che meraviglia. Mamma mia, che bello. Monete. Ora sappiamo compulsivamente a cosa servono. Qui abbiamo un'altra cheat. E c'è qualcuno che fa girare dei petali? Questa non la becco. Flowers, ok. Proviamo la pugni. Ok. Qua ci sono delle monete, si scende. Per un segreto. Oh, peso. Che figo. Questo gioco è stupendissimo, veramente incredibile. Adesso saliamo di qua, là ovviamente. Guarda che c'è un tipo coi palloncini là. E qua c'è questo gatto meccanico. No, voglio scendere. Tiriamo tutto. Ehi! Mi ha impedito di fare le mie gags. Adesso bisognerà... monetona. Guarda che sappiamo che c'è la slot. Vieni qua. Maledetto! Incredibile! Droppa monete come se... Dove cacchio? Abbeccatele! Vabbè, qua, bellissimo. Monete infinite, ma non è il momento. Saliamo. C'è anche il tizio. Ah, no. Ehi, questo. Mio Dio. Allora, saliamo di qua. Ma che poi, voglio dire. Ah, è vero, non è con il dorsale. È vero. Guardate come stanno tranquilli e sereni. Là però c'è qualcosa di spaventoso. Papà. Questo è importante, questo è molto importante. Adesso là si prosegue. Guardate come anche l'erba è fatta con dei cippini lì, dei cosini, delle fini, come cazzo si chiama? Dei cosi digitali qua, delle cose, insomma. Tiriamo. Ah, quindi molto tematico con queste corde sospese sul nulla. Mamma mia, la pudenza. E tu? Sei volato parecchio. Guarda, sentite il vento? No. Sembra di viverlo. Bello. Bella anche la vibrazione, devo dire. Fatta molto bene. Guardate come si appiglia. E qua c'è una... Danzano delle mini cartine SD, tipo SSD. Dei bazzini. Aia. Pain, trofeo guadagnato. Qualcosa mi ha colpito in testa. Grazie Vanissent, grazie degli 8 mesi. È una citazione al vento del mondo reale. Ancora, botte da Orbi. Oh, avete visto? Ma scusate, mi fermo. E uscivano da quella mega nuvola quelle banze?
Wow. Ok, sono a 100 monete. Questi si fanno 1000 gags e questa è una cheat. Sto tizio sta nascosto. Che cos'è? Ape Escape. Ma pensa a te. Io lo prendo a botte. Ma tu dimmi. Ok, ok, stiamo molto, molto accorti. Qua fango, ci si impiastriccia. Quella nuvola, ma quante bazze ci sono in questo mondo? Aspettate, andiamo a impiastrecciarci. Queste monete. Ah, aspetta, aspetta, devo caricare. Maledetto tutorial. Ok, suonino marioso. Ma io non voglio subito il suonino marioso. Allora, prima andiamo a sconfiggere i nemici. Ehi. E questo che cos'è? È medieval? Medieval, questo lo immaginavo. Colpiscimi. Qua bisogna combatterlo. E le lapidi sono delle memory card, ragazzi. Ragazzi, ma perché è così bravo? Allora. Voglio vedere tutto, ovviamente. Ma le lucine che pensano non saranno interagibili. Sì, si illuminano. Bravi, bravi, bravi. Bravi. Io voglio andare anche là, però, Vabbè, dobbiamo fare tutto. E qua mi posso aggrappare. No, lo sapevo che non era. Lui non è uno che si aggrappa alle erbe. Lo sapevo. Non era ovvio. Qua ci stava. Esplovava. Oppla. Allora, Sofia. Io in realtà con te vorrei anche interagire, ma ora facciamo così. Siete cattivi. Aia! Colpito! Non mi dare game over. No! Sono stato ucciso. Cosa vuol dire in realtà più monete? Perché andrò assolutamente a riprendere queste. Riuccidere i nemici e fare nuove monete. Potremmo farmare monete, quel tizio mi ha veramente schiacciato senza remore. Dai, fa il giro. Probabilmente già da qui ce la farei. Infatti. Oh, dai, aiuto. Cadi. Oh. Ah. Ok, ma sto skippando palesemente, quindi quella roba lì opzionale va fatta adesso. Andiamo a fare le cose. Oh, ehi, stai tranquillo. Ah, avete visto che bello l'effetto delle monete che appaiono dal nulla? E qui c'è una bazza, ovviamente. Nuovo artefatto, un controller PlayStation 1. Ah, è vero che lo devo muovere così. Questo sì che l'abbiamo. Cioè, io il proprio. Ecco, quando vi parlo del calcino, noi giocavamo con questo. Questo è veramente il primo controller. Voi mi dite, premi l'analogico. Quale analogico, ragazzi? Quale analogico? Questa è vera vecchiezza. Allora, lassù si sale, ma a questo punto non vorrei skippare il percorso principale. Bazzine, muoviamo sempre il solido. Ok. Tu devi solo prendere delle botte, ci diamo un'occhiata in giro. Ho imparato a rispettarli questi. Questi cosa fanno? Poverino! A botte lo tiriamo fuori. No, non si può. Allora, questo ha una carta. È un tizio carta postale. Tear away. Mazzate. La fogliolina. Carino, bravi. Guardate a forma di controller. Aiuto. È bellissimo. Sto skippando, devo tornare. Uccidiamo questo. E questo. Ah, è quello che si butta, credo. No, game over, cacchio! Guarda, mazzate vere. Ah, e qui mi fa... Beh, giustamente, avevo appena salvato. Sì, però, ragazzi, qua c'è un sacco di roba! No, c'è un sacchissimo di roba! È Death Stranding! Ma è un gioco che comprende già Death Stranding, vabbè, giustamente.
Mamma mia, che soddisfazione prendere, che poi... Ok. Faccio una bazzina. Tutto per noi. Perfetto. Qua delle monete. E segreti anche di qua, segreti. Attenzione, attenzione, attenzione. Stiamo skippando. Là sopra c'è roba. Prima di proseguire dobbiamo andare... E guardate che prende la forma di una PlayStation. E questa volta invece di un controller. È bellissimo questo rimbalzo sulla nuvola. È meraviglioso. Guarda che si arrampica. Ma le rocce con le card lì, SSD lì, PC, lì, come cazzo si chiamano le cazzo di memorie piccoline, non mi ricordo. Okay. Ico, ah, quindi doppia cheat a Ico. Vediamo le ammazzate. Con tanto di questo divano. Ma che figata, ammazzate anche qua. Bello. Botte. Ah, segreti. Ah, qui c'è un segreto più piccino. Questo si fa veramente i cazzi suoi con il suo fiore, che, a cui sta togliendo i petali. Vorrei sottolineare che sta facendo un mama non mama. Però lo dovrei resettare. Infatti. Aspetta, facciamo questa bazzina qui. Questa sarà solo monetina. Ah no. Non ci credo. Automatico, giusto. Puoi farmi delirare, ammirare. Bellissimo. Questo gioco, ragazzi, è oltre, ve lo dico. Questo si mangia l'uva, no? È tutto bellissimo. Allora, qua ci sarà un passaggio molto importante. No, un artefatto, un mouse PlayStation 1, direi. Perché a questo punto questa è la zona PlayStation 1. E giustamente erano i giardini della memoria, quindi qua si va veramente indietro nel tempo. Quanto rosicherà Nintendo non averlo fatto lei questo gioco? Qui Virtual Golf qualcosa. Everybody's Golf VR. Ok. Wow. Ok. Quindi qui abbiamo fatto, in my humble opinion. Dobbiamo andare qua. E tornare a prendere le botte. No, stavolta le diamo, eh. Prima siamo morti da sto stronzo che ha un range maledetto. E non me, ho sbagliato. Dobbiamo farglielo rifare, rifallo. Merda, è cattivo. Peso. Allora, qua di nuovo mente locale. Incredibile la quantità di dettagli e di particolari. Ah, c'è tutto un mondo là sopra. Ah, meraviglioso. Allora, con calma però, non è da subito da qui. Triggeriamo questi. Hai sbagliato. Triggeriamo questo. Ok. Ci liberiamo. Questo farà uscire dei cassettini qua, ovvio. Sono a tempo. Ma non è un problema. Super vento. Ah, qua il controller fa un grande lavoro. Devo dire che è una vibrazione molto fine quella di questo DualSense. Mazza, pezzo, stai tranquillo. Ma basta. Basta. Save. Voglio guardare i particolari. Aspettami. Non voglio morirci. Però qua ci sono delle banze. Forse. Non capisco se ho delle banze. No. Sarebbe sadico metterle lì. Siamo in difficoltà. E guardate là. Ma cos'è quel corvo? Corvo. Boh. Oh, finalmente finisce questa ondata di vento. Ah, guardate un po'. No. Cazzo, no. Incredibile. Morto. Ragazzi. Ah, The Last Guardian, giustamente. Ma chissà perché l'hanno fatto con una specie di corvo. Cioè, non è molto trico, però sì. Ok, non mi uccidere, grazie. Ok. Ma è bellissima questa pioggia, è una cosa stupenda. E tra l'altro si sente il ticchettare sul controller, eh? Ok. Allora, stiamo... Veramente ogni passo bisogna ragionarlo, Qua un po' paludoso, guardate che bellezza. No. Cadi. Grazie. Spam. Bellissime monete, sono 322. Questa pioggia è stupenda sul controller. È bellissimo.
E tu? Non ti ho mai visto, ma sei palesemente elettrico. Bisogna venirti. No, morto. Non conoscevo il tuo potere. Là sotto io sono salito. Devo capire delle cose. Dai, cadi. Quello là era grosso comunque. Qua c'è la folla delle grandi occasioni. Lui cade, fa un rage. Mamma. E poi bisogna abusare di lui. Va bene. Grosso, ma vedevo un save là sotto, l'ho già conosciuto. Sì, l'abbiamo già conosciuto, ok. Perfetto. Questo si sta asciugando con un asciugamano PlayStation. Quello lì è elettrico. Questo sta filmando un tic. Allora, lì dobbiamo andare. Questo sta filmando un tizio. Ah, questo è The Origami Kill. Come Heavy Rain. Esatto. Tra l'altro sta piovendo e in realtà ci sta di brutto. Andiamo qua. No, vecchio, devo salire. Guarda come si diverte sto tipo. Yes. Questo gli diamo una mano. Poverino. Madonna, questo è il gioco finale, ragazzi. Questo è il gioco finale. Tutto era finalizzato a questo. Ma che bel riflesso anche qua. Come è digitale e vivo al tempo stesso. Veramente il gioco è così. Aspettate che mi guardo intorno. E qua c'è della nuvola. Ma io non credo sia camminabile. Ora ci schiatterò. Se mi scoccia. No, non può essere camminabile. Non avrebbe senso, dai. Tiriamo qua intanto. Che male non ci fa. Ma non è camminabile. Là ci si arriva anche a piedi. Beh, vedremo dalla sopra. L'avrei valutata come cambia. Fatemi capire. Ignoro un attimo i nemici. Vedete, non ci avrebbe dato un accesso speciale a nulla, secondo me. Bisogna guardare tutto, non sto a dirlo. Così li facciamo fuori tutti, dai. Aspettate, devo riflettere molto attentamente. Che sogno, questo gioco è un sogno. Questo non è un gioco, è un sogno. È un sogno. E non sono neanche le cheat della mia infanzia, capito? Abbiamo superato questo portale, eh? Quindi ci avviciniamo a un passaggio importante. Guardate come sono... Sì. Tanto vi beccate le botte. Vieni qui. Vieni. Fallo. Ottimo e abbondante. Bene. Abbiamo sbloccato, ma guai a chi va di fretta. Comunque, ragazzi, per me è una grafica bellissima. Bellissima. Così tanti dettagli. Così tante finezze, anche visive. Ok, qua il vento ci porterà su. Sensazione di aver skippato il dio, ovviamente, come sempre in questi giochi. Vabbè, vado. Io sto giocando. Giardini memoria, campi supersonici. E infatti di mappa, che sei tu, dovrò impararla sta cosa. Abbiamo fatto 4 su 4. Abbiamo fatto 4 su 4 e abbiamo preso entrambi gli artefatti. Quindi, passaggio ventoso, siamo stati bravi. Ricordiamoci che qua, ad esempio, perdemmo un artefatto e un pezzo di puzzle. Qua perfetto. Qua un pezzo di puzzle, qua 1 e 1. Bene. Ok. Sempre grande attenzione, eh. Qua mi dovrebbe dare uno di questi cosi che io... glielo lancio. E sono monete. E va benissimo. Stessa cosa di qui. Mi ricresce. Ok, a posto. Guardate che bellezza. No, scusatemi. Beccatelo. Abbiamo salvato. Qua abbiamo un altro che conta i petali. Anzi no, fa mamma non mamma. Guarda il paradiso. Cos'è il paradiso di PlayStation?
aspettami, aspettami, mi stai mettendo fretta. Ma guardate là. Mamma mia. Open. Vediamo. Ah, ma dai. Beh, avrei fatto quasi più Monkey Ball, qui. Avrei quasi fatto più Monkey Ball. Ci stava Monkey Ball, però, ragazzi. Dovevi farlo con Monkey Ball, non dovevi farlo con il touch. Qua dovevi farlo con... la... come cazzo si chiama? La sensibilità alla rotazione dei cazzi dei mazzi, insomma. Là c'è da fare un po' di base, di bowling. Qua c'è del baseball, che sarà un gioco di baseball, non so quale. Però vorrei anche camminarci qua, in realtà, eh? Cioè... questo con i suoi... popcorn. L'idea di perdere monete ovviamente mi angoscia. Sto giocando col touch, Va bene, preciso. Beccatelo. Adesso faremo strike. Aspettate che voglio guardare un po' tutto. Bellino da mano. E il tizio con il corno sulla testa. C'erano delle cheat. Bello, bello, sì, sì, sì. Beh, belle le monete. Adesso faccio strike. Ok, ok. Vai. Piazza pulita, trofeo guadagnato. Beccati anche il trofeo. Però, figo, ma... figo, ma... Ehi! Bravissimi, bravissimi. Questo è un tocco importante. Ci contavo il maggiore significato nell'area. Ottimo. Tutto deve essere osservato con attenzione. Mi chiedo se fosse una cheat quella, ma direi di no. Abbiamo già avuto il nostro Pyramid Head. Calma. Ma guarda che belli sti cosi. Ma cosa sono? Sono stupendi note. Mamma mia, che senso di grip. Cazzarola. E quello lì è Jumping Jack qualcosa. Jumping Jack era un gioco, me lo ricordo quello, perché c'era la recensione su Console Mania. Jumping Flash, esatto. Era un gioco per la Play, un platform 3D praticamente coevo di Super Mario 64, forse addirittura precedente, ma naturalmente non ne aveva le meccaniche. Però è un gioco abbastanza pionieristico nel mondo dei platform tridimensionali. Qua si fanno le loro gags. Beh, nessuno lo filma. Eccola il tizio che lo filma. E lui salta da una carota. Non l'ho mai giocato, però ce l'ho presente. Io non posso saltare o fare pazzina. Infatti, posso solo muovermi. Ok. Qua abbiamo il save, qua abbiamo un bivio. Ah, una strada semplice. Mamma mia, oh, che bello. Ok, attenzione. Qua c'è qualcosa. No, era solo l'ombra della moneta. Sono tutte e due queste strade interessanti. L'altra mi sembra opzionale. Ma qui ci sono delle balze. Comunque andiamo a fare la strada opzionale. Rischio di morte, naturalmente. Oh mamma. Ma che bello però, eh. Si controlla molto bene. Adesso cado, però. Artefatto. Memory card, l'originale. Molto bene. Adesso devo riprendere il grip, però, eh. Ridammi la telecamera. Aiuto. Non vedo un cazzo? Non vedo. Ok, il save che sapevamo. Non dovrei aver skippato niente. Infatti. Speriamo. E qua non posso muovere la telecamera, infatti, non posso farlo. Ok, comunque andiamo più veloci di così. Ehi. Beccatelo. Uff. Aiutati forse da un po' di script qua. Faccio una balza. Bisogna stare molto tranquilli. Sapevo. Di dover pazientare. Dio è mio, ragazzi. Che gioco. PD. Oh, no, non lo fare. Non l'ha fatto. Oh, bene. Artefatto.
Astrobot. Ah, rappresenta un disco per PlayStation, ma quindi, come l'altra volta, anche questa sarà una citazione, grazie Jack del supporto, questa sarà una citazione, come l'altro citava Ico, in realtà questo sicuramente sta citando un gioco per PlayStation 1 nella grafica. Vib Ribbon, non lo conosco, però è sicuramente a sua volta una citazione. A questo punto, a parte che mi ha dato delle monetine, vabbè, dopo le raccolgo, voglio vedere cosa stanno facendo questi ragazzi. Hanno una PlayStation 1, un CD player, ok, e stanno ascoltando probabilmente la musica per ricordarci che con PlayStation 1 si poteva ascoltare la musica. Ah, guardate, bello, semplificato il ritorno, bravo. Ah, qui mi affiderò uno script, spero. Esatto. Sbabim. Ok. Save in arrivo, ma prima vado a destra, ovviamente. Che splendore. Adesso non me lo sarei aspettato. Thank you very much. Perfetto. Alla fine chapeau, eh? Chapeau al touch, anziché, diciamo, il... Oh no, dovevo andare lì. Oh no, no! Oh no! Ho perso roba. Ho perso roba. Sto soffrendo tutto il dolore del mondo. Non ci credo. Mi suicido. Ah. E forse ho il save. No. Dovrei rifarlo. Vabbè. Vabbè. Non è la prima volta che perdiamo qualcosa. Non succede niente. Però lui ovviamente ora lo sancisce, eh? Ci mancava proprio solo quella cosa lì. Peace and love. Che poi in realtà questi qua vedo un'astronave. Chissà che gioco è. Lo spara tutto giapponese. Un Darius, qualcosa del genere. Potrebbe essere. No, l'artefatto ce l'avevo. Vedete, li ho tutti e due. Ace Combat, ah, sono i primi Ace Combat. I primi Ace Combat, ok. Un riferimento al primo Ace Combat. Oh, figo. Ok. Bene. Occhi aperti, ragazzi, occhi aperti. Lassù si può andare. Qui abbiamo un nemico. È la solita campanella ma rossa, quindi mi aspetto un range. No, ma forse stava di meno a terra a farsi colpire. Qui c'è qualcosa sotto. Solo. E qui? Ah, quindi qua si soffia. Aspettate che voglio capire. E là si prosegue. Va bene, facciamolo. La magia! E ti arriva anche il save. Viva la vita, veramente, ragazzi. Viva la vita. E questo samurai? Che cos'è? Tipo Tenchu, una cosa del genere? Ghost of Tsushima. Ah, beh, è vero che ci sono anche le citazioni dei giochi recenti. Vediamo se mi colpisce. Fallo. Fai la battuta. No, io voglio subire il colpo finale. Vediamo. Facciamogli fare il primo colpo. Ok. Bellissimo. Ma che meraviglia questo albero. No, è qualcosa di stupendo. Ok, questo ce lo portiamo a casa. Ed era opzionale, direi, spero. Ah, quello lì era
in stile samurai. Attira la telecamera. Ah, scusatemi la visione celestiale, però voglio anche tornare sui miei passi. Artefatto, ottimo. Questa è monitor LCD per PS1. Una svolta geniale. Carino, carino, raga, mica male, eh? Mica male questa innovazione. Eccoci che si torna. Solo fatto da Dio. Incredibile. Ah, lo devo guidare. Oh sì. Scendo. Ma figata. No, non lo dovevo guidare comunque. Figata totale, totale. Ok, si prosegue. Save. Perfect. Cosa succede qui? Oh my god. Oh, Christian. Oh, che cazzo devo fare? Ah, piattaforma alla Mario, ovviamente. Non impazzisco per le monete, ma lo faccio invece per un pezzo di puzzle che ci interessa. Abbiamo visto che il gioco non si basa sul prendi tutte le monete. Guardate la pioggia, qua è diventata fulmini! Ma la sensazione fisica della pioggia, qua c'è una città. Che cos'è? Infamous. Sì, sì, prima era a forma di papera, eh. Sì. Ma avete detto che la papera è una cheat, ma non ho capito a che cosa è una cheat. Alle vasche da bagno. Sto guardando, perché mi sei... Tutte le volte che mi sembra di fare troppo in fretta, dubito e sospetto. Qui ci si arriverà dopo, è la fine del percorso, perfetto. Bene, 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 adesso tu mi fai il giro, grazie. Ok. Attenzione a questi fulmini insidiosissimi. Yes, no! Però l'abbiamo preso, ottimo così. Là c'è un CRP cattivissimo. Ottimo. Era una tech demo. Ok. La paperella, stiamo parlando. Bene. Allora, l'opzionale è questo. E quello è l'andare avanti, non lo so. Come faccio a saperlo? No, forse questo è l'andare avanti che è la mega gag. E questo con Itwomp CRT Asobi, che è la casa che fa Astro. Io vado di qua. Cadi. Ah, quanto siete cattivi! Siete solo Twomp così? Siamo sicuri, eh? Va bene, mi fido, eh? Però c'è il save. E il save era anche là. Vabbè. C'è anche un torna indietro. Ah no, c'è un vai sul Twomp. Lo speravo. Yes! Molto importante. Allora... là è così. Perché qua è finito a se stesso. È fine a se stesso. Speriamo. No, aspetta. No, pollo! Vabbè, non importa, abbiamo il save di fianco. Ok. Davvero non importa, in questo caso siamo a un metro. Minimo! Ah, di nuovo la stessa stronzata, incredibile. Sorry. No, non lo sapevo. Ah. Ho schippato, sì. Che trota.
Sembra il gigante di ferro, no? Me ne vado. Me ne vado, ragazzi. Io me ne sto skippando, non voglio skippare. Meglio così, meglio così. Meglio così. Andiamo a fare il pezzo che abbiamo saltato. Che quindi era questo l'opzionale. Ma Dio! Meglio così però. No, meglio così no però. Ah, vai a zappare. Abbiamo il nostro save. Ma quindi là sopra avremo forse un artefatto. Ah, dove andare di corsa? Dai ragazzi, venite e fate la vostra base. Ho rischiato l'impossibile. E questo? E questo che gioco è? Forbidden Siren? Mazza. È un horror giappo. Giappo. Cosa sono venuto a fare quindi? Eccoti qua, nuovo artefatto. Ah, il multitap PlayStation. Già il Super Nintendo, eh. Bene, 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 molto simpa. Già su Super Nintendo si poteva giocare in 4 a Bomberman, notoriamente. E qui abbiamo il ritorno. Premiato da monete e velocizzato. Perfetto, dobbiamo solo rifare questa parte, ma non sarà così complicato, spero. No, ho sbagliato. PD, ho perso il tempo. Ho sbagliato. Non facciamo altro che collezionare monete, eh. Sono già 995 monete. Viva, viva, viva. 998. Eccoci qua. Facciamolo. Con la moneta, sì. Ti attira a sé. Wow. Wow. Quanto figo. Flippermania. Ok, è dorato quando fai 4 su 4. È peccato perché stavamo veramente platinando tutto. Beh, non importa, non importa. Sbam e sbam, via. Ah, quindi saremo di nuovo touch. Mollato troppo presto. Facciamolo. Ok. Ti lascio fare, non fa un click, non immaginavo. Ok. Adesso però mi devi lasciare tu. No. No. PD. No. Bene, va benissimo. Non voglio uscire. Non voglio uscire. No. Fammi. Dio, voglio capire. Voglio capire cosa c'è lì. Io è lì che voglio andare. È qui che voglio. Piddi. Yes. Tutto qui? Allora è lì che voglio. Aspettami. No. Stai buono. Tutto qui. Allora qua mi sa che ho già fatto. Oh no, lo voglio. Ah, oh, yes. Ok. Allora mi sa che ho fatto quello che c'era da fare. No, qua c'è della gravità, ecco perché. Qua lo faccio giusto per sport. Ok, non era un cazzo. Ok, schiva. Schiva, nei PD. PD. Ok, vado. Ciao.
Lascia andare, no, dove vai? Allora, pericolo di morte, e là c'è una baza. Quindi pericolo di morte sarà un artefatto. Quasi scivolissima, mamma mia. È infatti un artefatto, porca. Zio! Merda, no. Oh, Cristo. Ok. No! Cazzo. Questo credo che sarà l'artefatto più difficile incontrato finora. Ah, ci si ferma tappando. Sì, ci si ferma poi in modo di dire. Stai buono, smettila di darmi la didascalia, toglimi quel tutorial. Ma perché cado verso l'interno? No, ragazzi, resta lì, ma mi scoccio però. È allucinante. Bisogna stare nel centro della pista, perché i bordi sono leggermente scivolosi verso l'esterno. No, ma è una gag, ragazzi. Cioè, è oltre l'infattibilissimo. Sto per bestemmiare tutto, lo so. Dio mio, Elden Ring, sei arrivato. No! PD! Fallo e basta! Fallo e basta! Ma come se lo skippo? Come se riesco miracolosamente a skipparlo? Yes! Eccolo il Dual Shock. Quelle scimmie non hanno via di scampo, che sarà una cinta per qualche gioco. E questa era una grande novità. Yes! Adesso stando attenterrimi. Bravo. No, aspetta, lo devo capire. Lo sapevo, stai buono. Perché questo c'ha tipo la gravità? No, è impossibile. No, tutto ciò non ha senso. E poi qual è il laterale? Qual è la main? No, vabbè, non ha un cazzo di senso. È un delirio. PD! No! Yes! E questo era la Memory Pocket Station, un successo in Giappone. Avete capito? Ah, no, cioè interagisce. Carino, che simpatico. Astro. Ok, ora siamo qui. Nelle nostre monetine. Abbiamo preso il nostro save. Hop. Ok. Forse c'erano dei dettagli a cui prestare maggiore attenzione qua, non lo so. Yes! Siamo assurti al paradiso di Astro. Beh, una volta era quello del GameCube. Oggi forse quello a cui mi sono affezionato di più era quello della Play 4, dico la verità. Ma in realtà sono... Adesso la qualità dei controller è talmente elevata. Però sì, quello del GameCube fu qualcosa di fenomenale. Cioè, quello della Series S è fantastico come controller, veramente fantastico. Questo è... Mi sta dando delle vibrazioni veramente positive. Ecco, sicuramente fa abcagare quello pro della Switch. La qualità costruttiva di mia nonna, proprio. Comunque, qua abbiamo l'apertura di PlayStation. Qua sicuramente posso interagire. Però dietro c'è della roba e non vorrei che l'interazione qui fosse l'andare avanti. Quindi vado dietro. Eccolo. Tanto monete. Questi danzano, gatti che ballano. Non so assolutamente. Che cosa sono questi gatti? È una C. Adesso li prendo nel dubbio. Ah, sì, dite le gatti al bazzino lì. È giusto. È presumibile. Ma facciamo il giro dall'altra parte.
questo sta amando il CRT. Ah, ma si sale, ok, ok. E questi giocano, non so, Mario Kart, come sarebbe? A Bot Racer. Un Ridge Racer, vorrebbe essere... Ma la città Ridge Racer l'abbiamo già vista. Qui ci fanno vedere l'add-on volante. Che cosa avevi detto, Dario? Non l'ho letto. Doco Demo Issio. Una roba giappa, ok, 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 ok. Lo pseudo Tamagotchi di prima. Questo vorrebbe essere un gioco specifico. Dio che carini. Sarà... È strano che sia Ridge Racer perché c'era già la cheat dentro. Boh. Adesso vado a vedere se posso interagire con il pulsantone, ma a sto punto penso di no, probabilmente sì. Esatto. Ah, peccato, peccato. L'avrei voluto. Questo forse è un Ray 3, non voglio esagerare, ma forse è Ray 3, sì. Non lo so. Comunque molto figo. Saliamo. Ci sono qua che cazzeggiano, ovviamente. Crash Team Racing, ok, 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 ok. Bene, 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 bene. Adesso... E in realtà qui abbiamo... La verità è che abbiamo platinato... Che cazzo, no? Rischiavamo veramente di fare il platinone alla prima run. Peccato là, vabbè. Adesso tiriamo e torniamo alla casa base. Ne facciamo un altro. Spabim! PlayStation 1, ovviamente. Duet, trofeo guadagnato. Ok. E nei mondi conquistati, trofeo guadagnato. Ben fatta. Quanto ben fatti sti modelli. Figo. No, io non... A me i menu non mi dicono un cazzo perché io avevo il Nintendo, quindi... Stati bravi però, eh. Non è finita. Perché quante monete ho? Non me lo dici? Innanzitutto andiamo a fare queste chiavi. Guardatelo, 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 guardatelo. Beh, voglio rimettere dritta questa. Beh, no, uno. Mettiamo le cose per bene. Dipende dal punto di vista. E tu che cacchio fai? Con quel dito. Adesso la dobbiamo aprire. Mi rifiuto di credere che non si apra. Non si apre. Sarebbe stato bello fare. È che non c'è l'attacco rodeo, quindi. Cambio disco, trofeo guadagnato. Posso vedere dove sono finiti? No. Non mettere il dito qui, non mettere il dito qui. Astrobot. Vi ripeto, è sicuramente una città, un gioco specifico, eh. È tutto figo. Ma che è tutto figo, ragazzi? Cosa ami? Un oggetto, sciocco. Oh, ma tu dimmi. No, ciao. E questo sì, se lo guarda così. Forse un riferimento al fatto che c'erano i manuali una volta che potevi stare a leggerteli, potrebbe anche essere. Ok. Guardiamo un po' i muri. Lì siamo stati bravi, eh.
il 3.12 del 94, 32 bit, DualShock, tutta la storia, anno domini 2000. Sì, andiamo alla slot per fare del contenuto. Ah, ma questi sono tutti i bazzini che abbiamo trovato con la slot. Ma quindi figate totali, tipo. In realtà riempiamo il nostro hub. Mi sa che lo dovremmo comunque anche platinare. Poi un bel giorno facciamo tutto quello che ci manca. Allora, qui com'è che funziona? Bisogna solo pagare. Posso pagare. Ok. Bene. Si va ad aggiungere ai nostri murales. Va bene. Andiamo ad arricchire i murales e va benissimo. Ancora. Ma me lo faccio vedere anche in anteprima. Sto skippando l'anteprima finale. Sfiga. Spendo tutto. Questo si guarda una manta che sicuramente sarà felice di stare lì dentro. Sfiga. Gold. Nuovo artefatto. Una fotocamera PSP. Telecamere portatili non avranno mai successo. Adesso è che se la siete inventata voi. Figo. Carina da matti, ma pensa a te. Bene l'artefatto preso qui, eh. Ce ne vorrebbero. Però stiamo prendendo un sacco di questi. Che comunque sono tot. E ciò è bene. Perfetto, un altro artefatto. Questa è la PS1. Esatto. La vera, la sola e unica PS1 in realtà. Carinissima. Molto carina. Vediamo se mi smolla qualcos'altro di simpatico. Dovrei avere un ultimo tentativo dopo questo, che comunque è grasso che cola. Ok. Siete stati bravi. C'è andata molto bene, eh? Mi ha preso una o due lattine, non di più. Esatto, apparsa la PS1. Tanti tasselli che vanno ad aggiungersi, si vede la PSP. Qua tante cosine. Ok. Andiamo a interagire con la PS1, ovviamente. Che ha la sua scaletta. Ma scusate, cosa non è lei? Che cazzo dico? Dove diavolo è? Non la vedo. Ah, ma vai in... ciao, beh, finissimo. No, vabbè, stupenda sta cosa. Perfetto. Cosa mi stai dicendo? Non ci credo, guardate che cosa abbiamo fatto. Avete visto? No, ma stiamo a scherzo. Astrobot New Game Load. Ok. Dio che bellezza. Che meraviglia. Non si può prendere il disco. Sarebbe figo, ma mica posso. Posso solo prenderlo a pugni il disco. Se no l'avrei anche in teoria potuto mettere qui. Qua l'accensione è qualcosa. Si accende la lucetta, ma giustamente non è collegata a niente. La spengo per non consumare. Ok. Molto bene. Questo è l'ultimo riquadro. New Generation, eccetera, eccetera. Qui ci sono delle versioni slim della PS3, si intravedono. E qualcosa della PS Vita. Ma poca roba. Qui invece siamo stati più bravi. Si vede la PSP. La PS2, ovviamente. Qua DVD, DualShock, eccetera, eccetera. Do it! Quello è l'origine di tutto, fatelo! Non c'è il litigio con Nintendo, sarebbe stato più completo. Comunque, usciamo. Qua abbiamo già guardato tanto, eh. Andiamo. Non ho preso la pollice. C'è molta felicità.
quindi, finiti i quattro mondi, qua avremo i quattro segni. E questo è molto importante. Vai alla grande, una sfida a tempo sono disponibili in piazza della CPU. Non mi interessano, adesso le stiamo escludendo le sfide a tempo. Spero non siano necessarie. Piazza della CPU. Tu? Sei solo una gag? No. Sei fonti raffreddanti. Due mondi ci rimangono. Uno è fonti raffreddanti, quindi sarà ancora ghiaccio. Ma abbiamo appena, siamo appena impazziti col ghiaccio. I giardini memoria li abbiamo fatti. E questo è il mondo SSD, il primo che abbiamo fatto. Circuito SSD, esatto. Quindi abbiamo fonti raffreddanti e questo qui, che invece è... volevo prendere qualcosa. E questo invece è giungla della CPU. Giungla della CPU mi ispira molto, quindi lo lascio dopo. Facciamo fonti raffreddanti, che invece mi ispira meno. Voglio lasciare il più bello per l'ultimo. Tempesta di Sabot. Eccoci qui. Molto bello, mamma mia. Ok. Subito un'occhiata in giro. Ok. Ma bello anche qua, da morire però, eh. Chissà quel biplano, quei biplani, che cosa mi stanno a rappresentare. Ovviamente guardate i simboli PlayStation e il ghiaccio, ma superfluo, che ve lo dico. Chissà questi biplani, eh. E io avevo il Nintendo 64, ragazzi. L'ho già reso noto plurime volte. La Play 1 ho giocata tantissime volte a casa di amici, infatti moltissimi giochi li conosco. E in più recuperati... E qua cosa c'è? Thank you for playing! Che carini, mamma mia, mamma mia. Vibrazione molto particolare qua. Appena... sono veramente ricco di capacità vibratoria questo controllo. Allora, prima cosa che faremo sarà vedere se... Possiamo fare, ovviamente no, però ci voglio provare lo stesso. Da lì siamo partiti. Lopotar, vabbè, a posto. Musica tropicale. Appena udibile, devo dire. No, ma questo ha la ciambella, mamma mia. Salvage. Oh, speravo di poterlo fare. Ma provare anche a ricostruirlo. No, ho perso per sempre. Yes, lo sapevo. Claro. Bene. Non sto guardando le cheat. Questa ad esempio è una cheat. No, lui ha messo giù la camera. Ah, e non se lo fila. E lui vorrebbe fare una qualche citazione. Ma credo che quindi non sia una citazione. È troppo caldo. In questo posto che pensavo gelido, in realtà è molto caldo. Questo invece filma Kratos, direi. Beh, questo è proprio God of War per PS4. Beccato. Sentite la voce. Qua bazzina, ovviamente. Perciò la moneta. Solo moneta sonante. Guarda che bella sta conchiglia. No, addio. Ma sono bellissime. Ok. Spin. Guarda che bel tucano. Ma avrei voluto. Ma spero di non perdermelo. Ok, nuovo artefatto. Siamo a PlayStation 3, DualShock 3. Esatto. Riesci a ripetere velocemente Six Axis 10 volte, neanche una, sempre così. Sì, anche questo. Ben conosciuto, sì. Quanto fatto bene, wow, bravi. Quindi siamo nel mondo PlayStation 3, perfetto. Ma che bellino sto toccato. Adesso lo prenderò a pugni, ma un po' mi dispiace. E questo muore di caldo. Sbabim! Vieni qua. Vieni qua. Guarda quanto ne dà. It's over. Dov'è? Ah, si riposa. Ok. Si riposa. Allora, qua dobbiamo essere molto osservativi. Là sotto c'è sicuramente qualcosa. Là c'è quel canotto. Andiamo qua. Questi si fanno le loro mille gags.
Voglio salirci. No, dimmi che... sarebbe stato figo addirittura poterlo usare. Però è già carino che lui abbia la sua personalizzazione di salirci sopra. E si fa tutte le sue gags. Molto bello, molto bello. Tra l'altro guarda quanto era bella la palma qua. Guarda che classe. Splendido. Allora, cosa fanno questi ragazzi qua? Filmati, quindi questa è una cheat. Stanno guardando una specie di mozzarellona. Che gioco è questo? Locoro. E io Locoro l'ho giocato. Perché gli assomiglia un po' la testa di sto coso. Ma tu dimmi, ho capito. Ma tu dimmi. No, bello Locoro comunque. Era figo sulla PSP. Si giocava con i dorsali, mi sembra. Dio, solo amore. Posso spararti? Madonna, pericolosissimo. Qua è in un puzzle così bello e pacifico. Voglio capire se questo è un interagibile speciale. Che strano, sembra serbare qualcosa. Pace. Questi si fanno le loro gags. Ah beh, questo è infinito. Ah beh, giustamente, così. Fai saltino. E cosa stanno facendo? Animazione da spiaggia? Potevo aiutare quel tipo. No, voglio aiutare. Scusate, devo assolutamente aiutare il tizio che sta svolazzando. Che magari serba qualcosa, no? Sì. Monete, va bene, ci sta. Anche qua c'era... Che meraviglia queste palme, sono bellissime. Dai, fallo cadere solo perché ti scuoto. Ah, ci sta, ci poteva stare, però. Ora che l'ho visto, purtroppo devo prendere, scusa. Monete. Beh, sappiamo, le monete valgono tantissimo, sono importantissime. Questi fanno animazione da spiaggia, direi. Sapevo. Dai, qualcosa di speciale. Monete, più monete. Lo accetto. Ah, guardate che carino il materassino a forma di controller, naturalmente. E allora. Questo vuole essere uno stage di suo? Perché nel caso siamo indietro, ma credo abbia un'altra parte dopo. Sicuramente. Credo si vada già al secondo di 4. Attraversando il portale centrale. Ah, ci starei veramente, mi ci trasferirei ring a vivere in quest'oasi, davvero. Ah, ma tutto questo lato non l'abbiamo neanche preso in considerazione, ragazzi. Ma c'è ancora tutto un mondo. Ma mi dispiace perché si castelli di sabbia, cioè un po' è gustoso, un po' mi dispiace. I ragnetti sono super simpatici. Che sono una spatolina. Madonna, ma quante genialate una dopo l'altra, io voglio dire, ma quante? Vieni qua. Ok, ti ho platinato. Ah, guardate nel legno, belli. Non ti avevo visto, no! Pesissimo. Allora. Accidenti, respawn. Dark Soulsiano. Ah, qui c'è un salto importante, ma lo facciamo dopo. Intanto respawn Dark Soulsiano vuol dire che faccio un sacco di monete adesso. Scusami, caro, ma è il giorno delle mazzate per te. Yes, è la terza che te ne dà un casino. L'ombra di quei cosi non è casuale, eh? È qualcosa di speciale, credo, con i loghi PlayStation. L'ombra di quei volanti lì. Allora, adesso lui fa la gag, salta fuori, esatto. Fai la tua cattiveria. Ok. Beh. Monete. Siamo già molto alti, siamo 206. Beh, no, molto alti, no. Là ci sono cose che sbrilluccicano. Qua ci sono un sacco di cose importanti, ma palesemente questo...
solo Buzz. Solo Buzz, ma io come faccio? Forse anche lì sotto. No! Forse anche lì sotto potrebbe esserci qualcosa. Yes, Cristo, sì! Yes! Yes! Lo sapevo. Quindi questa è un'area da platinare, perché siamo già a 3 su 4. Vediamo. 3 su 4 è un artefatto, però ci manca... E questo è un salto speciale. No. Ah, mi sarei aspettato... Ah no, in realtà sono solo le ali fatte in quel modo. Queste sono una città a loro volta, quei volatili. Con quelle eliche da drone, no? Nelle ali. Che è una finezza stupenda anche quella. Ma quelli qua non sono ancora stati. Aspettate che potrei non aver prestato attenzione a questi tipi. Uno gioca, uno fotografa. Là l'abbiamo fatto. Va bene, vediamo un po'. Qua mi darà delle munizioni. No, moneta. Forse un 3 su 3. È una baza. Solo moneta. Sì, yes, scusate. A volte esagero. Ok. Qua con questi delfini simpatici. Cioè, sembra essercene uno tutto per noi. Voglio che tu mi fai salire sulla tua testa. Grazie. Si ferma. Fai le gag, fai i tuoi saltini. No che non si ferma. Oh. Si ferma. È un po' fermo. È solo molto lento. Vabbè, ok, è un giro tondo. Là sicuramente deve esserci un artefatto. Ci manca un artefatto, ragazzi. E credo che sia da quelle parti là. Qua ci sono tante botte in arrivo. No, scemo io. Guardate là, quelle note a forma di loghi PlayStation. Ok. Ma vai a zappare, Piggy. Ah, guardate questo, tra l'altro è a forma di disco. Cioè di lettore del disco, vabbè, ciao. Ora voglio un artefatto. Yes! Che cos'è, webcam PS3? For PlayStation 3? Semplicemente andando sotto a leggere. Ok, ciao bello. Va bene. Vabbè, per forza, per PS3. Ma che sono gli artefatti ad essere coerenti. Questa è una cheat. Questa è una cheat, ragazzi. Concrete Genie. Ma tu dimmi. Ok, in realtà abbiamo finito i segreti, quindi possiamo proseguire. Mappizza un attimo. 4 su 4, ok. È gratis questo mese col plasma. Questo è proprio un regalo di monete, poverino. Va bene. È tempo di proseguire. Controvento. Lui fa molta fatica. Ma lo so. Più grosso. E si apre. Un nuovo posto. 278 monete. Oh mamma mia, questo stage è meraviglioso. Io temevo una cosa ghiacciata. Giustamente è il posto di raffreddamento, è un raffreddamento ad acqua. Quindi c'è andata di culo. D'altra parte non poteva essere a ghiaccio. Allora, le paperelle dominano, proprio a dimostrazione che sì, sono legate al mondo PlayStation in qualche modo. Voglio andare là, voglio fare tutto. Qua abbiamo dei trampolini. Qua c'è un andare avanti che rimanderemo il più possibile. Ah, questa fa tipo lezioni di nuoto. Guardatelo, poverino. Aspettate, devo fare una cosa, ovviamente. Devo saltare sulla testa del tizio che sta cercando di nuotare. È inevitabile che ciò accada. No, voglio. Portami.
Portami teco. Ah, non si può. Ah, un po'. La paperella. A suoni diversi. Che roba, questo ha capito tutto. Oh, non me l'aspettavo. No, ciao, e si addormenta. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma io non lo so, ma cos'è sto gioco? Boh, io sono totalmente senza parole. Allora, questo si mangia una torta. Con grande amore, non credo voglia essere un riferimento a Portal, ovviamente. E qui, questo con... ah, con la fetta di torta, quindi il riferimento è qui. Non so che gioco sia. Fat Princess, uno strategico cartoonish per PS3, ma penso... Poverino, poverino. Oh, le è caduta la torta, ma gliene è rimasta. Bim, bim, ok. Qua bisogna poi essere... Qua è meno ludico, tra virgolette, questo scenario. Nel senso che c'è più dell'andare avanti. No, ma guardate che meraviglia. No, stupendi. No, stupendi, ognuno di loro è reale, ha la sua fisica, cioè è un modello per i cazzi suoi. E continuerà a vivere di vita propria, è bellissimo. Incredibile, 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 incredibile. Porca notte. Se ne è messo uno. Ma se lo sarebbe messo... Scusate. Oh mio Dio, l'ho indossato. Ah, e ora l'ho levato. Ma potrei indossarne anche uno non tondo. No. Ma che ho fatto prima a indossare? Ah, l'ho indossato in automatico, l'ho indossato. Ok. Questo cerca di nuotare e va all'indietro. Questo fa il modello. Ok. Il gioco ci fa capire che qui si va avanti. Ma adesso prendiamo in considerazione i trampolini, a partire dal più piccolo. Davvero? Davvero? Strano. Tutto qui però. Davvero? Quindi dovrei semplicemente mollarmela e proseguire. Mi state dicendo questo. Questa struttura in realtà è un mega coso che regge tutto, ma ciao bello. Allora lo faccio. Allora lo faccio. Grazie. Adesso c'è il livello successivo. Fonti raffreddanti, spa molleggiante e tipo lo dobbiamo iniziare. Quindi in realtà abbiamo solo cazzeggiato ed è stato bellissimo. Ciao. Dall'altra parte simpatico. Simpatico. Bene. Terrore di saltare roba è qualcosa di importante. Ah, si carica. Ah, ok. Guardate, là dietro ci sono dei dettagli. Wow! Da dietro ci sono dei dettagli comunque. Va bene. Prospettiva un po' 2-5D adesso. Non troppo. Vabbè, dai. Non impazzirà. Sì, lo so. Fammi giocare. Ma ti starà essere. Ah, mi vuoi dire questo? Ok. Ehi, stai buono. Vabbè. Ma c'è roba? No, non c'è roba. Di stare rushando. Che meraviglia visiva. Cosa fa quello? Quello c'ha una farfalla sul culo. Quello sta cercando appunto insetti. Chissà poi quelle farfalle se sono cheat a loro volta. Ho sbagliato. Ah, ho sbagliato di più. No.
almeno è molto simpa. Yes! Ok. Cosa diavolo fanno? Andiamo assolutamente piano. Allora, qua si affoga se si va. Sembra essere quello il senso, andrà. Ma sono ghiacciati, c'era anche un pinguino super simpatico. Ma che carino! Volevo stare a guardare. Ovvio. 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 Bene. Madonna. Spettacolare. No, si può controllare quindi in volo. Sta cosa è interessante. Ah, molto controllabile. Yes, sai mai che per qualche ragione non fosse prendibile. Allora, super easy. Allora. Ah, e in realtà ha una bellissima giocabilità. La freccia dice destra. Cultura di sabbia, bravo. Devo fare niente? Premo di brutto. Lo zoom si avvicina. Di più premo, più lo zoom si avvicina. Lo sto facendo. Nuovo artefatto. Sorbolo. Ah, non sapevo. Accessorio tiratore PS Move. un vero super scopo. Versione so. Ma no, immagino l'orrore di queste robe, però. Che carino con i cosi uno da una parte e uno dall'altra. Bello. Bellino. Questo chissà se è mai arrivato da me. Magari sì, però. Adesso proseguiamo. Bene, anche le monete bonus. Ci riempiono di felicitaggi. Bisogna fare delle importantissime balze. Allora. Ah, no, ok, è previsto. Cose che rischio di perdere. No, ti prego. Ok. Qua a sinistra sono delle balze. Oh, no, però sto seguendo. Dude Raider. Ah, no, ma questo è l'andare avanti. Io col cacchio che voglio andare avanti. Vai di qua. Ok. Quindi, Dude Raider al posto di Tomb Raider, eh? Tomb Raider, dovrei dire. Levate, che devo fare una cosa per piacere. Grazie. No, ho sbagliato. Poco, grazie. Vieni giù tu. No, allora devo andare qui. Sorry. Dobbiamo andare lì a destra, assolutamente. Se. Però la freccia dice vai a destra. Ah, la freccia dice vai a destra, poi vai a sinistra. Invece facciamo doppio destra. Yes. Yes, artefatto. Un'altra pistola. PS Move, sempre un accessorio di tiro. Sono molto più cheap dell'altro. Start select, ok. Bene, abbiamo preso due artefatti dell'area. Platinata, area ufficialmente platinata. Perfetto, possiamo andare con grande allegrezza. Cercando di prendere queste monete. Perfetto. E infatti siamo al traguardo. Molto bella quest'area. Gradevolissimo questo gameplay. Anche se ovviamente non ha quella velocità, no? Però molto gradevole. No! Solid State! Ah, Dude Raider era il titolo temporaneo di Uncharted. O meglio, quello che fu dato a Nathan Drake nella sua prima apparizione in trailer. Ah, pensa a te. Figo, e questo ovviamente è il nostro Metal Gear. Ci doveva essere, eh? Io sto aspettando anche un altro cheat, chissà se ci sarà. Ah, stupendo, guardate il dettaglio, adesso lo riempio di botte così lo vedo. Ah, c'è stato l'audio! C'è stato l'effetto sonoro canonico. No, incredibile. No,
ragazzi, è Natale, io sono senza parole, sono totalmente senza parole. Ma sai, il giochino incluso con la console, così per farti vedere come funziona il controller. What? What? Poi, non vi sto a dire, è superfluo, si vede. Una giocabilità perfetta, perfetta, più che perfetta. Cioè, io veramente penso, quando in Nintendo vedranno, avranno già visto sicuramente questo gioco, quanto rosicheranno, perché questo è il gioco che avrebbero sempre dovuto fare loro. L'ha fatto Sony. Perché questo è veramente il gioco citazionista perfetto. Con un gameplay perfetto, un'idea dopo l'altra. Calore, stupendo. Mamma. 526 monete. Mi godo questa animazione che riesco a ravvicinarmi tantissimo. Andiamo. Si sta ghiacciando. È l'affreddamento. Eccolo, però è meraviglioso. È meraviglioso. Dio, quanto è bello. Quanto è bello. No, incredibile. Una roba stupenda. Dio, bellissimo. È bellissimo. Adesso qua dobbiamo fare sta barza, ovviamente. Stupendo. Chiaramente non dobbiamo finire in acqua, perché ovviamente ci congeleremo, altrimenti non ci avrebbero messo questa cosa. Abbiamo un'altra munizione, che se me le dai... No, questo potrei fare anche senza. Ok, va bene. Questo amoreggia con l'igloo. E questo significa che siamo in una nuova area, perfetto. Oh, ecco! Quando sogni una cosa succede, però qui leggermente si glitcha. Non importa. Perché è freddo? Posso distruggere l'igloo, il tizio è finito con la testa nella neve. Ammazzate, posso solo farlo leggermente riemergere. E tu che non è più il tuo oggetto d'amore? Stai qua a prender freddo adesso. E voi, ma quanto sono belli questi pinguini. Con le ventole sotto le ali. No, per piacere, per piacere. Per piacere. Cosa sono queste ventole? No, per piacere. No. Senza parole. Andiamo. Allora, lì andare avanti. Beh, anche là è molto interessante. Non sarà facilissimo arrivarci. In realtà non è facile per niente arrivare in quest'isola. Dove il tizio sta filmando. No, ci arriviamo, ci arriviamo. Il tizio sta filmando tutti questi tipi. Un'accetta, un tipo che. Until Dawn. Ok, infatti sembrava l'horror di gruppo. Esatto. Perfetto. Non mi darai munizioni, forse mi darai un pezzo di puzzle. Un artefatto. Controller di navigazione PS Move. L'anima gemella del controller di movimento. Ah, guardatelo però. Ah, ma che carino. Visto? Molto simpatico, molto simpatico. Perché non riesco a girarli lateralmente? Ok, sì, girando tantissimo. Cioè. Ok. E abbiamo preso un artefatto. E qua si torna indietro, direi. Monete premio. Queste sono monete facili, eh. E le monete sono molto importanti, in realtà. Quanto si scivola? Tantissimo, si pattina! Bellissimo! Ah, si pattina, mio Dio, non ci credo.
No, ehi, sei andato via, vero? Sai tornare, però. Ah, è stupendo. Allora, è come nel controller riesco davvero a sentire il ghiaccio, è una cosa... Qua è straordinario. È finissimo, è ogni movimento. E ora è diversissimo rispetto a quando vai veloce. E davvero gli dovrò fare i simboli PlayStation con il pad? No, madonna. Qua la difficoltà sale. Ah, ok, però... ok, si toglie i pattini. Ok, si toglie i pattini. Si toglie i pattini. Quindi è fattibilone. Adesso i due stronzi arrivano lo stesso, va bene. Non voglio triggerare loro perché vorrei occuparmi di quella traversata che è senza i pattini. Quindi... No! No! Cazzo! Ho sbagliato, lo devo rifare. Non è facile. Ma abbiamo fatto cose più difficili prima. Sempre quello scivolare. Tanto stiamo facendo una marea di monete. Ma marea no, in realtà. Siamo un po' meno di 600. Ti prego! Usa il tuo potere. Oh, ehi. No, no, sti pinguini sono... Ecco, ne vorrei uno. Perché non fanno il merchandise di sti pinguini? Sono bellissimi. Poverino. No. Ma perché non fanno il merchandise di questa roba qui? È stupenda, questi pescano. Super simpatici anche loro. Purtroppo devo prendervi a pugni per vedere cosa succede, ma state tranquilli. Allora, c'è un di sopra, eh? Adesso facciamo quel... Cosa si fa il suo... No, questo stai veramente copulando. No, te lo impedisco, mi dispiace. Non puoi conoscere l'amore, sei come Castleman. Ok, adesso si tratterà di salire, ma prima voglio un attimo affacciarmi qua. Sarà ovviamente con... no, invece... Oddio! Oh no, sono tornato indietro prima di fare la balza. Questo è stato amaro. Non avrebbe... Lui, da par suo, non me l'avrebbe dovuto far fare. Non doveva essere possibile. Ecco l'artefatto. Boccia Arted. Boccia Arted. Dio. Ma certo che questo mega iceberg ti fa pensare, un segreto, qualche cosa. In realtà probabilmente no. Però ti dà da pensare. Come io mi sarei sinceramente immaginato di salire là, ma ci saliremo dopo, perfetto. Eccoci qua. Pronti alle prossime mazzate. Ok. Cerchiamo di tenere gli occhi aperti, che qua poi uno prende l'abbrivio e invece... sapevo che non finiva qui. Benissimo. Splendore puro. Che meraviglia. Comunque l'idea di tutti i bot... Ognuno di questi piccoli bot dà la possibilità ai designer di aggiungere dettagli particolari. Senza tutta questa popolazione di bot, il gioco perderebbe tantissimo. Sarebbe comunque magnifico, magnifico a dir poco. Sono stupendo. Sono poi Todd, Però all'ennesima potenza in questo caso. Lui intelligentemente mi consente di recuperare qui. È tutto perfetto. È tutto perfetto al punto che puoi... Ecco, al punto che puoi criticare le come prima... Non avrebbe dovuto consentirmi di tornare dietro se non avesse... Sono quelle cose che non sono niente, ma... Puoi veramente metterti a gustarti i dettagli, a fare delle microcritiche. Perché il livello è talmente alto. È talmente alto il livello di questo gioco che puoi veramente, veramente gustare. Oh, una novità. Da. Attenzione. Si pattina, è bellissimo. Le mani dietro, è bellissimo. Ok, stai buono. Ah, posso impedirtelo bene. Un'occhiata in giro, lui che si arrampica
fa simpatia, ma io devo semplicemente scendere un po' Mario 60. Ah, sti cazzi. Non bisogna essere troppo avidi qua. Maestro qui! Fai la tua bazza. Yes, come se lo avessi. Molto bene, ci manca solo un coso. Tassellino del puzzle. Spero vivissimamente di non averlo skippato. Nel caso davvero non saprei neanche immaginare dove potrei averlo skippato. Ok. Lui non aveva l'animazione dello scendere mentre tira, ma è comunque valso come stai ancora tirando. Quindi in realtà non ho allungato come sempre il cavo, però lui ha considerato il quanto tempo stai tirando, anche se non poteva camminare all'indietro sul bordo. Lì c'è qualcosa di strano. Ok, qua dobbiamo soffiare, facciamo. Covid. Okay. Ah, ok, non devo più soffiare. Ok. Cazzo. È qui che bestemmierò tutto. È qui che bestemmierò. Ok, sembra di no. Forse. Levatevi. Ok, non si bestemmia, perfetto. È una buona giornata. Oh, bellissimo dettaglio, altro dettaglio bellissimo. Bello. C'hai sempre quello con la bandiera a scacchi, eh? Il tizio in mezzo agli squali, carino. Quello è una cheat, è un gioco, quella è una cheat. Che gioco è? Ah, io sono un po' fuori fuoco, vi chiedo scusa, PlayStation VR Worlds. Aspettate che voglio sistemare questa cosa, che è una cosa che detesto. Ogni volta devo dire alla camera di non fare la messa a fuoco automatica. Ci metto un secondo, ragazzi, scusatemi. Maledetto. Op. Perfetto. Adesso devo di nuovo vedere il gioco e poi sono con voi. Eccoci qua. Allora, qua abbiamo due bazzine. Guardatelo, lui zen. Allora, qua io posso nuotare, in teoria. Là ci sono cose, eh? Ma non mi fido. Salto matto, tal salto matto. Ok, ma ci devo ancora arrivare. Non mi dare fretta, non mi fare fretta. Ah, questo è Resident Evil. Pazzesco, grazie Dimi. può essere. Bisogna fare i condividi con la chat, credo di aver capito. Questo è Resident Evil 3? 2? 3? 3? 3? Con quel cappellino lì è il 3? Tipo? Sì, ok. possiamo prendere a pugni anche lo zombie. No, questa è la più bella. Ah, è l'uno, è veramente articolato. Tra l'altro qui c'è il tizio con la sostanza zombificante dell'umbrella. Bello che quasi gli cade. Wow, che razza di inquadratura abbiamo beccato. Peccato, per un secondo abbiamo beccato una cosa molto bella. Ok, e lui filma il suo Resident Evil. Ok, benissimo, si prosegue. Facciamo. Prima è stato un piccolo bug, il fatto che sia apparso il nome dell'area successiva. Jumpscare, davvero. Devo dire che è talmente bello il gameplay base, un po' ti scoccia quando devi tornare a queste gag, che sono simpaticissime. E qua la domanda è dove cazzo devo andare. Allora forse è di qua. Allora lui considera la base l'andare a sinistra. E il bonus è questo. Eh sì. E Dio, mea culpa. No. Sto snobbando un pochino le monete, che non è una buona strategia. Ah.
Vabbè, non importa, a proposito di snobbare il mondo. Quindi devo tenere carica. Piglialo. Yes. Andata bene. Marioso, ma che mi lasci tanti dubbi. Esatto. Guardate le cose che si fanno le loro gag e non posso dargli fastidio. Quindi qua tu mi dici che io li posso rompere, quei cosi. Però non che in realtà me ne fregasse, però era per capirci, figuriamoci se non ci sarà più avanti. Non gioco una pallavolo con quel pallone a gravità zero. Okay. Really? No! Lo farò. Ti prego! Yes! No! Sono andato avanti! No, allora dovevo andare a sinistra, porca loca! Scusate, ho un dubbio. Mi voglio assolutamente levare. Cioè, a destra. Infatti. Sì, allora qua è il segreto. Aia. Piuttosto difficile. Yes, artefatto. Sì. Yes. Ottimo. Botoroko. Ah, un UMD della PSP. No, fantastico. Madonna, se me li ricordo anche questi. Oh. Ok. Farò tutto in uno. Yes. Ok, siamo andati avanti. In realtà è ottimo il gameplay, eh. Cosa c'era là dietro? Là dietro c'erano delle bazzine, eh. Quello pota, questi fanno la doccia. Ma bisogna stare più attenti a quello che fanno. Io devo salire su questo pulsante. Vedi che lo schifo. Ho schippato il pulsante. Ok, qua si muore, va bene. Ci stava a provare. Anche perché respawn è veramente di fianco. Ma quindi è una... è Puppeteer. Ok, è una cheat, infatti c'è il cameraman. Non l'avevo visto il cameraman. Oh, ehi. Attenti. C'è qualcosa qui, ovviamente. Attenzione, complicato. Bellissimo. Yes. Bolusso PSP. Madonna, quel... ma io ho avuto anche questo, io non ho avuto solo la Go, ho avuto anche questo, mi ricordo benissimo quel cacchio di orrendo stick. Ma infatti con il disco avevo tipo Mortal Kombat con l'UMD. Sì, me la ricordo, la Go l'ho presa dopo. Però questa non ce l'ho più, chissà dove cazzo l'ho infilata. Bello. E ora mi aspetto un ritorno facilitato. Ovviamente, bravissimo.
bravissimi sempre. Però bravissimi con una curiosità. No, ok, là non si va, va bene. Rieccoci qui. Cioè ci si andrà forse ora. Ci vuole andare. Cacciatore di freddo, trofeo guadagnato. Vuol dire che abbiamo fatto platinone. Quindi quanto abbiamo fatto cagare nel primo mondo? 3-4, 4-4. PD. Tante coroncine da quando ho iniziato a farci più caso. Vabbè, non importa. Sbim. Oh, sono troppo laterale. Ok, mi hai aggiustato tu. Yes. Yes. Che meraviglia. E adesso un'area. Un'area meravigliosa di pura rarefazione, come sempre, in cui puoi semplicemente divertirti. Guardate, ovviamente, che c'è la board della PS3. Puoi semplicemente divertirti. Questa veramente arte. E questo che entra nella cassaforte, che cos'è? Aspettate, provo a capirlo. Tiro un pugno. Non posso. Non lo vedrò mai più. Sly Cooper. Ok. E non esce più. Solo allontanandomi? Poi? È vero. Oh! Figo. Ok, bellissimi questi alberi, come sempre. E questo è il sound che c'era nella dashboard. Questi delfini ci credono. Nettamente il mondo in cui abbiamo preso meno monete. Ho 970 monete, di solito finivamo con 1300. Questo è il mondo forse che ne largiva di meno. Mi piacerebbe molto salire lì con loro. Massa, wow. Splendore. Non c'è. E tanto. Spang. Ovviamente in realtà qua non può esserci nulla, a parte le monete. E i dettagli infiniti. Tipo questo. Che è una mega cheat. Tipo. È un gioco col capo. Parappa the rapper. Ok. Infatti, immaginavo. Eccolo, infatti. Il cameraman. Beh, allora voglio interagire. Facciamo per sport questo scivolo. Ed è tempo di abbandonare la nave. Spabbi. PS. E la PlayStation 3 Slim? Grafica HD, trofeo guadagnato. Eppure abbiamo preso tutti gli interagibili. Non ho saltato sulle fontane. Abbiamo preso tutti gli interagibili. E quella che avevo io non c'è. Ah, dal gaccia, ok. Grazie che ci sta PS4 nell'altro mondo, complimenti per la grande intuizione. PS3, eccoci qua. Un mondo PlayStation 1, un mondo PlayStation 2, un mondo PlayStation 3. Anch'io ho la sensazione che il prossimo sia PlayStation 2. Allora, abbiamo preso un sacco di art attraverso... È che non abbiamo tanta moneta per fare le nostre solite super games. 2006, HD World. Aspetta, prima voglio vedere com'è. Sì. Wi-Fi anziché cavo. Sì. HDMI, esatto, si vede bene. Figo. Ok.
Ok, ritorna, ritorna sempre così. Queste due posizioni. Qua si sale, eh. Ed è vero che la Slim anche prima l'abbiamo presa là e quindi... Però la Slim della Play 2 l'avevamo presa in game. Yes! Yes! Bot charted. Riuscirò a rimetterlo? Forse no. Sì. Un'ammazzata torna dentro. Quindi bot charted doppia copia. Ce l'abbiamo doppio. Hop. 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 Questa l'abbiamo già fatta. E tra l'altro sono tornato in zona PlayStation 2. Mea culpa. Soprattutto il confine generazionale. Ok, vediamo te come. Oh. No, ah, quindi solo così, solo così. Ah, ok, ok, ok. Boto Rocco. Ok. Otto, attenzione, da dietro è successo qualcosa. Va nella home? Va nella home? Sì. Ok, ok, però con sigletta. Con sigletta. Che riparte, tra l'altro. No, ti voglio spegnere. No, voglio spegnere il potere. Il potere, power. Come che si faceva? Old... Ah, è questo. Esatto, esatto, esatto. No! Non riesco più a spegnerla. Era così anche con la Play, me lo ricordo. Accidenti. È inspegnibile. Andiamo. Povera, povera PSP, quante mazzate. Vabbè, stai accesa. Vuoi stare accesa? Stai accesa. Ma questa poverina lasciata qua? Che in realtà è una gran figata, sta camerina. Mi attacco due mani. Allora, andrei a fare la slot. Peccato che siamo un po' spimped rispetto ad altre volte. Facciamolo. Allora. Quanto oro. Ottimo. Esatto, questa è la mia. Yes, yes. PlayStation 3 più piccola di così è impossibile. Cara. Cara, neanche un'interazione. La mia prima console Sony. Ho preso prima la Play 3 della PSP, credo di sì. Sì, 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 è stata la non solo è stata la mia prima console Sony, questa qua. È stata la mia prima console non Nintendo. È stata la prima volta che ho preso qualcosa di console non Nintendo. Peccato l'ombra qua che ha veramente tanto aliasing. Vedete lì. Figo. Continuiamo. Ah, una versione ancora più slim. Non la conoscevo affatto questa. Ultra slim. No, non la conoscevo minimamente. Ed è quella che si vede rappresentata nei murales, tra l'altro. Ma quanto è carina. Bellina da matti, bravi. Bello. Te le fa avere praticamente in automatico, perché queste le devi avere praticamente. Ora possiamo fare dei fail. Simpatico, va bene. Non abbiamo tanto da investire. Molto carino con i move. Il VR. Ok, ci vuole. Fanatico dei gacha, trofeo guadagnato, bene. Coppe, trofei e il super mitico platino. Questo è molto carino. Questo sarà molto carino. E qua con la loro PlayStation 3. Sempre bot charted. Bot charted l'ho visto un po' riciclato qua. Con i loro Astrobot e la Play 1. Abbiamo finito. Abbiamo finito, abbiamo finito, abbiamo finito. Abbiamo finito molto bene qui, eh. Perfetto, ci saluta la macchinetta. Ah, bene, 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 bene. A
questo punto sono le 11.49. Ho sia fame che voglia di farne un altro. Vediamo un attimo la mappina, come siamo messi. Quanto rosic qua, però, eh. Faremo sicuramente una live di platina. Mi sa, ragazzi, che faremo il platinone. Faremo il platinone. Sì, 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 l'abbiamo visto, Artifex, l'abbiamo visto. Bisognerebbe dedicargli più attenzione, ma lo faremo, lo faremo. E dovremo sicuramente fare questo, se riesco, se non è una cosa da impazzire nelle sfide a tempo, eccetera, potrebbe anche essere il primo gioco che platino, chi lo sa. Non lo so, l'ho sparata un po' grossa. Quanto bello, però. Vediamo. Vediamo intanto di andare nella home. Sì, sì, facciamo l'ultimo mondo. Affacciamoci nell'ultimo mondo e facciamo. Dai. Non dovrebbe essere una cosa particolarmente delirante. Anche perché la promessa era... la promessa era che fosse forse il più bello. Chi lo sa? Stiamo a vedere. Tanto quello strano cubo... Dovremmo tornare, tra l'altro, in quella sala. Ok, 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 si fa, quindi bene, bene, bene. Affacciamoci. Facciamolo. Com'era giardini? Com'era? Giungla della GPU dentro la foresta. Quindi, graficona 3D. Tu, però, voglio tirarti un pugno, scusami. Lo so che non è carino da dire, ma... Ne bastardone! Ah, t'ho beccato da ciò. Cosa dice Shadows? Cos'è che dice? E voi? Ma è Gold? No, ok, ok, il riflesso. Ah, Monster Hunter, Monster Hunter! Non voglio più dire cose... Quando vedo Monster Hunter di solito avrei delle battute salaci da fare. Ma no, non le faccio più, perché sapete che prima o poi... Allora... questo è Crash, è Crash. Carino, carino, carino. Che per me Crash non sono ricordi, perché non ci ho mai giocato. E sinceramente sono ben felice di aver giocato Mario 64. Però, carino da matti. Allora. Cuoricione. Gente che insegue una farfallina. Ok. Accidenti, da una zona così mi sarei già aspettato una baza, invece niente, davvero? Davvero? Davvero, Astro? Ma che cazzo sto facendo? Scusa, rincoglionimento totale. Ma qui c'è roba. Allora, innanzitutto tiro. Ehi. Mi incuriosisci. Cosa mi dai, moneta? Cos'è quel tirannosauro? Tu? Ah, questa è Horizon. Questo è Horizon Zero Dawn. Cos'è il tirannosauro? Ah, è sempre Horizon, è sempre Horizon. Ah, ma perché l'ha fatto così poligonozzi? Fa così nel gioco, immagino questa sia una cheat da quello che succede nel gioco. Ah, è sempre la tech demo! È sia Dreams sia una cheat della tech demo PS1. Ok, 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 perfetto, perfetto, infatti mi sembrava che fosse ancora legato ad Horizon. Ah! Ok, ok, però ci picchia, non mi sta droppando nulla di... grosso, va bene, lo accetto.
Già temo. Yes. Proprio dice GPU. GPU, mi piace tu. Allora, quelli sono nuovi, eh? Ma... acci. Ok, un po' di pugni e vanno giù anche là. Va bene, però... oh! Yes! Oh, finalmente qualcosa che vivo intensamente, Cristo! La chiude, l'apre, eh? Ti prego, abbi qualcosa di personalizzato. Ah. Mamma mia, yes! Yes! Bellissimo. Era ora di avere qualcosa di miyazakiano, però voi sapete che io aspetto. Aspetto anch'io, non lo so. Per ora no. Per ora no, però c'è questo Bloodborne bellissimo, bellissimo veramente. Sarebbe stato veramente, veramente bello. Vediamo. Strano, dice prima bla, però... mi ha visto che non c'è nessun senso cronologico, no? Nella successione dei... quindi questo è l'andare avanti. Quindi qui mi aspetto un segreto. Vuol dire che abbiamo già fatto tanto e non abbiamo provato ancora... Stupendi questi dorsali. No, incredibile. Questo è incredibile. Sono bellissimi. No, questi sono... qui ci sarà una sorpresa. Bellissimi, eh. Ah, dite per le esclusive, quindi potrebbe essere Demon's. Okay. Questi qua dite che potrebbe aver skippato. Potrebbe essere. Ma così l'avevamo fatti. Allora, lì sotto siamo andati, Horizon. Ah, no, Crash l'abbiamo fatto. Questo non l'avevo visto. Molto simpatico come angolino. Quelle Monster Hunter l'abbiamo visto. Ah, era Crash da picchiare. Ma l'abbiamo picchiato Crash? Ah, si carica. Allora ragazzi, non sto assolutamente vedendo quello che intendete. Dove c'è Horizon? Aspettate. Ah, il coniglio a cui sta mirando lei. Ok. Lì siamo stati. Qui non siamo stati. Pensavo di esserci già stato. Ma pensa a te, assurdo. Ma pensa a te, incredibile. Mamma mia. Questo non l'avevo proprio visto. Ed ero convinto di essermi già affacciato. Peso, ecco il move. PS move. Simpatico. Carino. Solo un artefatto, davvero? No, lì c'è ancora roba, ma qui c'è roba pure qui.
Symphony of the Night. È Symphony of the Night, giusto? Direi di sì. Sì, 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 sì. Dai, appicciati. Scusa, ma tu non dovresti essere un... Ah, ma è perché ha esaurito la sua... Quindi non c'è neanche un pezzo di puzzle. Medieval l'abbiamo già beccato. Medieval l'abbiamo già beccato. C'era altra roba lì dentro? Madonna, ragazzi, ma quell'angolo è terribile. Stiamo parlando, incredibile. Questo è il testo della canzone che sta cantando. Look at the light, it falls just right. My shadows, they please beneath the trees. But none of these things happen for free. Yeah, all that you see rendered by me. I synthetize and rasterize immaterial things that I fabricate for you. Yes, I tessellate and animate these dancing sprites and sunlit skies for you. I do it for you, I'm your GPU, GPU. Tell me what to do and I'll do it for... Madonna. No. Come vedo chi canta? Qui dentro sempre. Ah, raga, quanta roba c'è qui dentro? Veramente? Oddio, sa, c'è il cantante in ogni livello. Ma dov'è? Ma dove lo vedete, scusate? Ma dove sarebbe? Ah, solo in questo livello, ok. A parte che ho appena visto dei segreti. Solo che adesso non sta cantando. Non l'ho assolutamente beccato. Ma dove? Ma dove diavolo? Ah, ma sarebbe quella faccia là? Ah, ma è quello gigantesco. Ok. No, pensavo fosse un personaggino. Perfetto, perfetto, perfetto. Dai, ci siamo, andiamo avanti. Not now, thank you. Allora, questo zen. Qui si saliva. Qua ho aspettative di pezzi di puzzle. Mamma mia. Qua bisognerà... Ah no, l'abbiamo già fatto. È il motivo per cui siamo qui. Oh, tra l'altro devo seguire il filo, non importa. Ok. Primo pezzo di puzzle. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo stati bravi. Allora. Che livello incredibile comunque, mamma mia. E tu? Con un mattone
Ellie, no! Questo sarebbe... Non ci credo. Sarebbe The Last of Us. Non ci credo. Non ci credo. L'ho riconosciuto dal mattone. E tu? Ma quindi... Strano. Allora mi devo rifornire di qualcosa. Ma qui forse... Moneta. Allora qui... Esatto, sì. Bene. Adesso lo posso prendere semplicemente sparando. No, eh. Chissà se me lo fa prendere così. Sembra proprio di no. No, sono morto, che cretino. Ah, lo devo rifare. Pipì. Più monete. Vediamola così. Dai, stavi mirando là e poi hai mirato lì. Ok. Mamma mia. Peso qua. Buono. In realtà posso volare nel nulla. Ok, ok, comunque abbiamo raccolto. Questo non reagisce stile i bruchi di Mario, eh. Andiamo di qua prima. Sempre nel dubbio. Te non ti ho cagato, mea culpa. PD! Si riformano finché non becchi la testa. Stiamo facendo un sacco di monete. Sto farmando. In realtà un buon modo per farmare monete è morire in continuazione di fianco a un coso che te ne dà tanto. Oh. Benissimo, benissimo, benissimo. Proseguiamo. Nel dubbio, se posso, me ne porto uno dietro. Non sembra avere molto senso, stiamo a vedere. Invece magari ce l'ha. Simpatico, ma potrebbe non interessarmi tanto. L'aereo schiantato, ma... Siamo così. Vabbè, per delle monete ci può stare. È molto Uncharted, comunque, questo livello, eh. Ah, e quello probabilmente è Uncharted. Cosa dite? Uncharted 1, infatti, immaginavo fosse Uncharted. Oh! qua bisogna stare attenti, ma in realtà voglio muovere la telecamera per capire che qui c'è un super segreto. No, sono morto. Ok. E Dude Rider, giustamente. Patapon! No! Grandissimo! Mamma mia, l'uno, ma soprattutto il due l'ho veramente adorato. Peccato che non ci siano i patapon. Sarebbero stati perfetti, tra l'altro, in questo gioco. Quelli là si arrampicano facendovi pensare che un altro mondo sia possibile. Ma no, mi sembra eccessivo. Ma
A meno 2000 valore. Ah beh, convenient. Ecco roba. Di nuovo un test. Forse sempre il test. Bot away anziché tear away. Per PlayStation Vita. Perché scegliere il disco se si può usare la cartuccia che è detta da Sony? Fa abbastanza ridere. Ok. Ancora il test. Esattamente. Stiamo andando. Ci manca un pezzo di puzzle. E direi che... Ah. E quello che cosa sarebbe? È un tipo in moto seguito da degli zombie? Days Gone. Days Gone. Ico. Seconda strofa. Cos'è successo nella seconda? Era cambiato il testo? Mi sembra sempre lui. Ah, ok, ok, sorry. Cosa è successo? Abbiamo fatto il full, eh? Cioè, in realtà abbiamo preso tutto. Cime vertiginose. Mi sembra? Io vado. R2 L2. Ah, ok, quindi mi arrampico e basta, stai qua. Dai, subito. Ah, devo far questo. E questo non è proprio il gameplay che avrei sognato, ma non importa. Trovare dei segreti facendo solo questa cosa. Ma io voglio trovare i segreti. Ma starò skippando tutto. Mai sottovalutare, ragazzi, questo gioco. Incredibile. Ma sono riusciti a fare anche qua, non è su un gameplay della Madonna, ma stiamo scherzando. Fare? Ah, devo fare tutti e due insieme. No, vabbè, ciao, lo devo fare io. Me lo facilita, ovviamente.
Yes, intuitivo. Con una mano. Facilita kiss. Insomma. Con il cavo un po' una palla. Comunque va bene. Ok. Che gameplay assurdo. Incredibile. Là c'è roba. No, là c'è roba, però aspetta un attimo. Forse. Aspetta. Quale sarà l'andare avanti? Il solito discorso. No, no, vai più. No, no, mi dovevo aggrappare, PD. Che cazzo faccio anch'io? Adesso lo vorrò rivivere, ovviamente. Non posso non tornarci, mi dispiace. Devo rifarlo per capire qual era la sorpresa finale. Perché chiaramente era una piccola chiusa della sezione. No! Accidenti, grazie Donato. Grazie degli 8 mesi. No! Ho sbagliato. Piglialo! Devo assolutamente capire cosa succede. Esatto, madonna, ci ho fatto bene. C'era addirittura un artefatto. Yes. Con la PS4. Ah, l'ho messo via da pochi giorni fa. Sembra veramente ben realizzato. Ok, ora ero aggrappato e non so come dove. Ok, immaginavo. Zio, vai a zappare. Comunque buono. Solo una palla a fare sta cosa, ma va bene lo stesso. È perfetto. Ok. Bene. Ho skippato una roba. Ah. Per fortuna si possono scegliere le singole aree da rifare. Ninja Bot. S4 a go-go, eh? Lascia il tizio che canta. Beh, era molto facile da beccare, sì. Ehi, siete infiniti? Ok. Sei enorme. Ah, non sapevo avessi questo superattacco. Maledetto, maledetto, maledetto. Grazie mille, Bard il Bardo. Eliminarli tutti, perfetto. Ah, lì c'è una bazza.
Cazzo, è Dark Souls! È Dark Souls! È Demon Souls! Avevate ragione. Ecco perché non è Demon Souls. È Demon Souls. No, se no poteva sembrare Dark Souls 3. È Demons. È Demons. Quindi si è confermato che non c'è, sono solo le esclusive, giusto? Mm-hmm. Sì. Ok. Guardate il gigantone! E cosa stanno firmando? Cosa fa quel tizio? È Wonder! È Shadow of the Colossus! No, beh, ah, perché lui ricorda il secondo colosso con quella spada. Sì, che tu gli devi salire sopra. Secondo, terzo, mi ricordo. Terzo, tipo. Sì, è Soch. È Soch. Figo, bello Soch così, bello. Bellissimi questi grilletti usati come piattaforma. Una cosa geniale. Ok. Sbim. E questi? Con tutte quelle banane cosa fanno? Sicuramente non mi citano Donkey Kong, quindi. Artefatto, benissimo. Unità processore PSVR. Nessuno sa davvero cosa accada lì dentro. Mai visto in vita mia. Bello però. Figo. Sì, richiama tantissimo il gigante di ferro, mamma mia. Ma questi con le banane? Non ci posso arrivare a fare balotta con loro, no? Ok. E qui io non... non so cosa sia... Che cos'è questo? The Order 1882, ok. Bene. Ma bella veramente Shadow, mamma mia, stupendo. Ok. E subito mi insegna una cosa di gameplay, eh. Cioè che io mi potrei anche aspettare dei segreti sotto una piattaforma così, oppure dei cazzi amari andando lì. Esatto. Da un lato stai attento, dall'altro lato sappilo. E là c'è qualcosa. E là c'è qua... È Ico? No, che cos'è quel tizio lassù? Cosa cavolo... Cosa... No, che cos'è quel tizio? Cos'è il tizio con le corna là? Con quello strano affare? Wander è là con la sua spadina. Ah, Jak and Daxter, ok. No, pensavo fosse una bazza. Ah, però, se fa una bazza. Cosa ci schippavamo? Siamo molto attenti. E infatti PD! Porca loca! Ah, l'avevo visto. Sciocco! Attenzione. No, mio Dio. Scusate. Sono un attimo cagato. Sono mariosissimo qua. Ma però aspetta, voglio prima guardare il mondo. Che bello. Artefatto, bene, PS Vita. Ah, questa sì, ce l'ho. Potrei anche tirare fuori. Con il suo touch dietro. Bella la vita. Bellissima. Perfetto, questo è il primo modello, quello fighissimo. Ok.
No, ma accidenti, ne stavo scrivendo uno, mi sono beccato l'altro. È tosto sto livello, eh? Adoro i massaggi alla schiena, era la frasetta, non l'ho letto. Arma, arco. Quindi mollare dopo aver fatto un... Va bene. Ok, non c'è caduta della freccia di fatto. Pensiamo subito ai bersagli secondari, ad esempio questo. Chissà se possiamo andare da Wonder. E voi? Voi cosa volete? Sì, vediamo. Si guarda intorno con la freccia in testa. Ottimo. Questo era molto importante. Ehi, ti ho visto, ti ho visto. Ah, aspetta. Con quale veemenza? E dai. Ok. Altri bersagli simpatici. Mi dà l'idea di essere una cosa che può avermi gli ultimi. Guarda quanto è alto qua. Va bene, proseguiamo. Adesso non è che devo fare tutto quello che faccio. Nasconderemmo dei segreti qui, forse sì. Ok. Ok, adesso ci sarà una fune. Oddio! No! Ma non c'era una piattaforma lì sotto! Ma che cazzo? Ma fine! Guardalo, ecco, ho capito. Ma è near? È near. È near. Ma quanto è near? Cioè, magari non è voluto? Ma sarà pur voluto, è pure un'esclusiva. No, ma proprio il primo Nier. Cioè, anche, potrebbe anche essere automata. Però il primo Nier era tantissimo impostato così. Non era esclusiva Nier. Avete ragione, avete ragione. Avete ragione, avete ragione. Ragazzi, però là c'è roba. Io non posso non andarci a morire. Ma io ci vado. Sono morto. Sembra una bazza quel posto lì, accidenti. Ah, allora arriverà il vento, forse. Ah, ma che pollo, ma che pollo. Ma si fa anche con la roba. Va bene, perfetto. Molto bene. Come siamo messi? Platinata quest'area. Voi fate le vostre gags. Tekken, Tekken, ok, questo è Tekken. E Yachi alla sua rivincita. Okay. Beh, qua abbiamo tutto, possiamo andare. Via verso il monte scheda madre, direi. Ancora con questo tizio, va bene, accettiamo. Non sono convinto. Davvero? Davvero? Ok.
occhi aperti, eh. Lì andare a destra, no, sì, sì, lo so. Lì andare a destra non sarebbe. Chissà se ci si può. Chissà se si poteva. Là c'è un tassello, eh. Oh. Come diavolo faccio a saltare in là? Devo fare da sotto. Che pollo. Era ovvio. Oh. Oh no, ho sbagliato. Fallo. Oh, quindi. Mi devo aggrappare leggermente. Mamma mia, stupendo. Poi era meglio fare in fretta invece. Mamma mia, che finezza. Lì è proprio. Ha sfruttato bene il grilletto, eh. Ehi, no. Oh, mamma. Ok. Oh, buono, buono, buono. VR, perfetto. Nuovo fantastico punto di vista. Bene, bene. Oh, sono un pollo. No, voglio andare a destra. Oh, mamma mia, quel gioco è stato molto generoso. Devo skipparla sta parte, invece me la sono voluta fare. Va bene, faccio. Ah no, è la solita che. Oh. Really? Davvero ci sei tu a romperci le balle a questi livelli? Sento presa. Sto skippando roba, lo sento. Lo sento, sto skippando roba. La sensazione è molto forte. Dai, vacci, PD. Dai, criti. Povero. Oh. Ma sarà vero? Se mi ha messo la moneta nell'ultimo. Perché devo affacciarmi verso il basso? Ok, così. Allora, era solo questa. L'eredità ritrovata. Trofeo guadagnato. Non so che cosa voglio dire, ma lo prendo. Vai a zappare. Sembra un riferimento Uncharted-iano, ma non so. Ok. Perfetto. Benissimo. Il controller di mira PSVR, super realistico. Possiamo cambiare colore e zoomarlo. Bello, 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 bello. Bene. Bene. Ora me lo pigli, benissimo, e mi fai questa bazza qui, perfetto. No, 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 non oso immaginare. Aiuto. No, 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 porco. Mia! Chi t'ha detto di mollare l'altro? Ma PD! Ma è terribile!
Aspetta, va là. È tremenda. Questa gag. No, vai lì. Doveva essere ovvio che eravi quello più alto. Stiamo così. Animazioni incredibili comunque. Allora. No, 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 non devo skippare. Non mi sto guardando intorno come dovrei. Mi sa che... mi sa che... È andata benissimo. È andata benissimo. Platino. Parziale. Abbiamo preso tutto quello che c'era in quest'area. Molto bene, adesso ci affacciamo. Facciamo tutte le nostre gag. Questo tizio. Poverino. Poverino. Mi dai l'arco, eh? Mi vuoi far fare le gag con l'arco? Questa. Ah no, ho sbagliato a vedere che si fa. Ho sbagliato. Ah, lì c'è una cheat che dopo andiamo a vedere. Horizon. Da proprio azzurri. Lui vuole che io spari ai coniglietti. Ma no, forse non c'è. E tu che cosa sei? Journey. Questo è Journey. Journey. Wow, bellissimo. Mi dispiace. Ed è tra l'altro l'ambientazione giustissima. Proprio per la città. Non sto spoilerando. Non me ne ero accorto, bellissimo. Però voglio comunque fare balotta con loro, che credono di essere irraggiungibili. E ce li riempio di mazzate lo stesso. Bellissimi questi stick. Oh, finalmente quello che sognavo fin dall'inizio, poter vivere lo stick. Mi dispiace, ragazzi, non avete più un tetto sopra testa, ma potete continuare a giocare a Monster Escape. Monster Escape. Monster Escape. Yuhu, e no, le ho perse. E no, le voglio lo stesso. Saliamo. Ok. Quindi tecnicamente abbiamo finito i quattro mondi. Rimarrà da platinare, lo facciamo la prossima volta. Direi mercoledì prossimo, stessa gag alle 10. Ecco la PS4. Greatness awaits, trofeo guadagnato. Benissimo, benissimo. L'ho amata, l'ho amata. Ah! Era la liscia, ma non era la slim, però. È come sempre il modello base. Infatti la mia non ha la linea in mezzo. Qua c'è un momento di grande serietà, Hai trovato quattro artefatti chiave di PlayStation. Congratulazioni, aspetta. Cos'è questo rumore? Proviene dai sotterranei di piazza della CPU. Meglio tornare indietro e indagare. Buzz in arrivo. Oh, c'è un drago. PlayStation Labo, però. No, capite che prima di indagare. Anzi, indagheremo la prossima volta. Prima di indagare, voglio assolutamente godermi quello che ho ottenuto. Tipo il VR. No. Ciao, ti riconosco. Trofeo guadagnato. No, guardate che risponde alla mia camera. Sono livelli che io non ho vissuto. Sono del vecchio gioco, che era quello per provare la VR. Bellissimo. Questo si ama la Play 4, ovviamente. Ok. Era Astrobot per VR, infatti. Questo è un grande controller. Sono molto amato, devo dire la verità. E qua siamo nell'area precedente, perché in realtà non siamo ancora andati a giocare il nostro avaro peculio alla slot. Come dei veri ludopatici. Andiamo a fare i ludopatici. Non so, 870 qua, poca roba, accidenti. Speriamo. La PS4, carino. Eh sì, dicono che sia fighissimo anche quello lì. Lo so, voglio dire.
Questa è la FAT. No, è la PRO, scusa, la PRO. Per avere professionisti, ok, ma io vorrei... Vorrei la mia. Vedo dura. Ok, ecco la Slim, questa è la Slim, sicuro. No. Network Adapter per PS2. C'è ancora tanta roba, che avanza, quindi bisognerà prendere tante monete, ovviamente. Vediamo. Eccola qua, questa è la mia. Meno pesante. Ma non ho detto il resto, peccato. Ma sempre più magica. Ok, questa è la Slim. Quante garette. Quante mazzate su Bloodborne. Tante. Benissimo. Vediamo. Perfetto. Andiamo a vedere i nostri murales. Salta, non voglio saltare. Che cazzo. Importante. 128 bit. Vita life, ok. Ce la traducono per i non italiani. E voi qua? So, con questa interazione non le avevamo fatte. Ah, ma perché noi non ci siamo ancora fatti le interazioni qua con PlayStation 3? Direi a naso. No, questo però lo dovevamo fare. Ah, non con le aggiunte, non con le aggiunte. Ok, sì, infatti questo l'abbiamo fatto, ok, perché. Ah, la sua maledetta lucina. Ho saltato PS Vita, sì. Ah, perché giustamente lui l'ha messa sempre qua. Ho capito. Bot away. Vediamo cosa ci... Esatto, sì. I remember. Bot away. Andando dietro. Solo un'interazione normale. Ok. Il gioco rimane tale quale. Sì. Vabbè, affacciamoci a vedere cosa è successo. È al centro, secondo me, il platino ti sblocca delle balze. Andiamo a vedere cosa è successo di qua. Anche perché non abbiamo visto apparire l'ultimo tasto in quel cubo magico. Dico bene. Ah, il visore l'abbiamo fatto. Allora. Ah, eccolo. Attenzione. Qualcosa di male. Ah, il portale per il mondo finale. Raggiunto nuove vette. Ok. C'è il bestione, eh? Madonna! Ah, è vero che bisogna scendere. Ma non qui. Qui. Qua vige il terrore. Vige il terrore. Spostatemi! Oh, aiuto, no, ci ho ripensato. Pesissimo. Lui mi saluta. Io prendo pugno. Ok, ragazzi. Si fa molto inside, vero? Ci fermiamo qui. La prossima volta entriamo qua dentro e platiniamo. Mercoledì prossimo
alle 10. Bello, 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 bello. Sempre molto, molto bello, Astro. Ragazzoli, ci vediamo dopo alle 15 con il nuovo Undertale. Chi lo sa? Omori. A più tardi. Ciao, ragazzi. A dopo. Mangiate. Io vado.